Davida. Messaggeri selfie. Amo messaggeri amo. Cima al Colosseo, dove tu puoi camminarci perché ci fai le passeggiate, ci sarà, e poi anche queste cose che puoi mangiare, sì, trovare un modo di fargli anche una serra, sì, o comunque tenere, sì. Ecco, guarda, noi come proporzione questa stanza qui, vista qui dentro, occuperebbe metà spazio. Ecco, l'altro negozio, questo negozio prenderebbe tutta la larghezza di questo, eccetto l'altezza. Sì, sì, come sì, altezza mancherebbe ancora la metà. Per cui immagino tutti quanti gli altri. Pensare come gli antichi hanno costruito in grande. Che cose meravigliose hanno fatto, e noi non riusciamo neanche a trasformare un macello in un monumento. Ma sì, veramente, è una cosa assurda. Ma basta solo volerlo. Comunque, se non, sì, se non sarà il macello di Ravenna, faremo un bel macello per la pace sul serio, perché è tutto il momento, non si può più aspettare. No, cioè, anche è necessario per le persone proprio, per ricrearsi l'animo. Suonata la campanella, sì, l'ultimo giro, andare. E che dentro e fuori e bisogna creare, infatti il mio boss dice sempre, io voglio che le persone lo sappiano ognuno una volta, certo, e dirlo a chiunque, certo, ricchi, poveri, ah, sì, 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 carcerati. Sì. Tutti sono tutti chiamati a creare la pace. Madonna, che bella situation. Allora io devo lavorare così, che devo lavorare ancora un po' di... Che ce l'ho chiesto. Forse nelle mani qui, vero? Perché... Dopo mi dici il tuo parere. Okay. Dato che te c'hai le antenne belle, perché nel racconto nel libro L'amore alle spalle, che ti avevo, sì, detto, c'è un tema epizzicato subito decisa. Era sicuro, ma ero... Superato il test alla grande, questo vuol dire che sei veramente accesa. Facendo, diciamo, un piccolo confronto, era l'unico anomalo come racconto rispetto agli altri. Sì, però tu l'hai colto subito. Subito, è lì il colo, dici, beh sai, infatti vorrei vedere quante altre persone riescono a individuarlo. Quanti invece lo prendono di qualsiasi una valuta? È il classico, gli uomini fanno così, no? Sì, 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 certo. Bene, allora, adesso qui... Con la polvere d'oro, sembra la cosa di Trilli, no? Sì. La polvere della fata, la polvere, sì, sì, di fata. Che è sempre magica. È sempre magica. La polvere di fata. Ma noi facciamo cose magiche. Adesso vediamo un po' di fissaggio, perché questo non essendo, ecco, se fosse arrotecchino non lo vedrebbe, ma siccome è similoro, cioè è ottona, con il tempo, sì, li chiamano anche oro giapponese, oro di Bologna. Ah sì, è questo l'oro di Bologna, dai, sì, vedi una cosa. Non sapevo perché si dicesse oro di Bologna, ma lo sai perché? Perché è fatto con l'ottone. Ah, ok. Fatto con l'ottone, per cui se non lo fissi col tempo si ossida. Ah, ok. E per dare un fissante io uso la gomma lacca. Eh? Conosci? Non ho sentito nominare. La gomma lacca è un lucido che si usa quasi adesso esclusivamente per la lucidatura di mobili antichi a tampone. Ah, ok. La gomma lacca, adesso poi la vedrai, è un prodotto che viene dall'India. Prima che arrivasse in Italia i mobili non si lucidavano, si tiravano solo con la cera. Con la cera, ecco, io sapevo della cera, o dell'olio di lino che si dava. L'olio di lino per dargli colore. Esatto. E invece questa gomma lacca ti rilucida, che diventano... Una meraviglia. Puoi anche far lucido a mano, è una goduria. Bisogna saperlo fare, perché la gomma lacca asciuga subito. Come tutte le cose. Perché è a base di alcol, no? Per cui asciugo subito, ma però non è che ci può andare immediatamente, perché un minimo di... insomma, devi trovare la sensibilità giusta. Questa gomma lacca in realtà si può usare per tantissime materie, nel cuoio... C'è ancora un po' di polvere di fata qui. Nel cuoio, eccetera. E nella doratura è una delle cose buone, perché la scalda leggermente, perché è un po' ambrata.
e la isola dalla situazione. Poi ci vogliono però le stelline ancora. Ah sì, è vero. Però adesso gli voglio dare la bonacca. Dopo gli facciamo, proviamo a fare i puntini con le cose. Adesso faccio un po' di frappè guisalo, uno per me e uno per te, quello. Dopo ti do gli snecchini che ce l'ho di là. È molto buono. Ah, guarda, eh. Poi fate che salissimo. Proprio la roba. Gli snecchini. Dunque. Puoi usare sempre quella polvere di fata, no? Da metterci. Dopo fare la datura? No, volevo usare proprio la fogliolina. Ah, beh. Perché se fosse polvere di orzo di pino, sarebbe, cioè si ricompatta di fare cose, ma questa qui a volte fa un po' di, cioè non riesce a farlo in maniera omogenea, cioè, dà un po' il senso della polpolina. La tua firma comunque si vede, questo è importante. Sì, la firma si vede. Adesso è diventata tutta d'oro, la firma d'oro. Beh. Non si apre? Allora, siamo arrivati alla fine dell'opera. Adesso vi faccio un giro, poi dietro un po' inzoomata mentre gira per dargli un po' di la sua doratura. Questa è la scultura di Mirella Santamato, che gli sta proprio bene. Allora Mirella, abbiamo fatto questa è una meraviglia, sì, che abbiamo fatto, cioè che hai fatto tu e che io solo ammiro perché non posso fare altro. Credo che il significato parli da solo, quindi la bellezza è amore, questa è una scultura piena di amore, di accoglienza, di tenerezza, per cui per questo è commovente ed è giustamente dorata, perché l'amore è oro puro proprio, per cui sono molto grata a te per questa cosa. Io adesso gli farò un piccolo tentativo di farlo con la velatura che ti dicevo di colore appena qui sotto. Dopodiché te la fisso bene e te la porto a casa, certo, in modo che ti farà compagnia per il resto della tua vita. Sì. Ed è un suggello del nostro incontro, che lo considero uno degli incontri magici che mi toccherà per il resto della mia vita. Che non è facile. No, non è facile. Sì, ma è la cosa che c'è. Bene, io ti bacio, baciando te, bacio tutto il pubblico. Certo. E poi dopo noi continuiamo. Ah, il profumo che è meraviglioso. Grazie. Noi continuiamo a stare insieme perché dobbiamo conquistare la pace nel mondo. Nel mondo. Come dicono le Miss che vincono. Ah, ma io la pace nel mondo! Io sono perché come Miss Mondo, sì, voglio fare la pace nel mondo. La pace nel mondo, però sul serio. Sul serio? Non ci sono. Noi non siamo delle Miss, ma vogliamo farlo. È giusto un momento. E attraverso l'arte, la bellezza. Quindi l'arte salverà il mondo. Sì, è vero. E le donne sono degli artisti. Anche gli uomini. E gli uomini, sì. Ma dobbiamo ritornare nei ranghi, dare la precedenza alle donne. Ah, va bene. Voi avete la precedenza divina. Zoomate sull'Atlanta. Eccola il nostro amore.